video se mi vedete pitturata in questo modo ho fatto da poco una challenge su uh, facebook e che devo, devo dire mi dovevo truccare mh, a modo per la vincita dell'italia ho scelto la bandiera perché non avevo altra idea Uh, questo è il trucco, mm, ovviamente, per rappresentare l'Italia. E visto che sono già truccata, mi approfitto di fare un unboxing. E eh, Bando alle ciance, non mi perdo in chiacchiere. E vediamo cosa c'è da farvi vedere. Sono poche cose. Ho fatto un ordine su Douglas. E eh, sì, perché eccola qui la scatola. Sì, mi hanno mandato. Una scatola enorme per tre cianfrusarie che ho preso. Se vedete delirio un po' dietro, mm, non fateci caso, perché sono in partenza. Vado in ferie. Uè, uè. Um, vi farò vedere. Uh, se mai uh, anche uh, cercherò di fare qualche ripresa, di fare qualche. Vlogging, diciamo, non lo faccio quasi mai nelle ferie, però stavolta vorrei portarvi un po' con me e man mano che uh, magari filmo in giornata. Stavo guardando che io ho la lo specchio storto. Scusate, perché davanti a me c'è un specchio vecchio che io l'ho modernizzato, ed era storto e. Um, scaricherò forse ogni sera o ogni due giorni vedo un po' il materiale voi lo vedrete anche se sono al mare se sono in giro per qualche città perché quando sono in ferie mio marito a volte non ama stare tutto il giorno a cuocersi al sole e quindi eh, andremo a fare anche qualche gita e se andiamo ehm, cercherò di riprendere ehm, se Visiterò tipo musei che non si può fare riprese, vi bebeccherete quello che riuscirò a fare. Dai, diamo un taglio, lasciamo perdere il mio make-up stile uh, bandiera italiana. Uh, e vediamo cosa ho preso. Mi serviva, ragazze, uh, siccome è un po' è uh, dato su, sul sito Douglas ci sono i saldi non so se sono finiti mi serviva la crema solare mm, e non volevo neanche andare a spendere tanto in faberlic potete dire eh, vabbè ma in faberlic non ce l'hai Sì, ce l'ho ma non ce l'ho la 50 più e quindi eh, ho solo per il viso per il corpo 20, eh, 15 eh. Per me 20 e 15 è poco, manco 30. 30 è sempre per il viso e siccome uh, sia io che mio marito siamo bianchi come la mozzarella e poi siamo persone che uh, se non mi do protezione ragazzi mi sposo scottare perché chi è bianco di carnagione è così, io sono un po' colorita un po' qui sul collo, sulle braccia un po' di colore ce l'ho però è quello stile, quella abbronzatura stile trattorista nel senso che ti abbronzi uh, un po' in città perché tanto non sono andata al mare e ahimè sì Vivo in Genova, città sul mare, 10 minuti il mare, distante di casa mia. Spero di non averci rossetto sui denti, e, però ora non vado al mare. Uh, uno perché c'è il delirio totale, uh, a parte il caldo, perché adesso a Genova è arrivato quello umido che. È. Mm -hmm. Uh, non avete idea che fatica faccio adesso a non sciolermi perché in questa stanza è caldissimo perché mm, l'aria condizionata è dall'altra parte della casa e ora io visto che sto filmando ho fatto anche la challenge uh, è normale uh, mi fa male il collo è normale che ho la porta chiusa ma se... Mm, farò fresco voi sapete che certe volte d'estate i uh, video li uh, carico o le uh, registro in giornata quando è più fresco nel senso che sono sola mio marito è al lavoro e farò così il mese d'agosto però adesso uh, è a casa e ovvio eh, essendo in ferie non posso lasciare la porta perché fa dei rumori e... Mi serviva, dicevo uh, la crema solare e volevo un 50 e non volevo uh, la crema un po' ma non c'ho qualcosa. Uh, qualcosa ce l'ho per il mare, vi faccio vedere l'unboxing di questo quest ordine Poi se mai uh, registro, uh, non con questa faccia, uh, quello che porto in vacanza con me Perché non ho ancora finito di sistemare, uh, mi manca un giorno alla partenza Ho fatto le valigie, uh, scarpe, vestiti Uh, asciugamani, costumini e cose del genere, ma non ho fatto, uh, non ho finalizzato quella dei, um, um, la mini valigia dei trucchi, il beauty case, diciamo così, sì l'ho finalizzato, ma non tutto, in realtà mi manca un paio di cose, poi le aggiungo e se uh, faccio una, ma Comunque quando vedrete questo video, uh, il video del di cosa porto in vacanza, sarò già in vacanza. E su Douglas sono andata a vedere, mi era arrivato, se non ricordo male, una mail che ci sono i saldi. Sono andata a vedere così, sbirciare, e ho trovato uh, della, proprio della casa madre Douglas, linea Douglas Sun, io non ho mai provato questa linea una crema uh, solare per il corpo uh, ad alta protezione 50 eccola qui la confezione è una anche quantità uh, molto uh, alta cioè molto uh, grande sono 200 uh, ml di prodotto infatti sto pensando se uh, prenderle tutte e due o solo uno perché io sto solo uh, una settimana e però ho un'altra aperta della Leo Crema poi vedrete che ve lo farò vedere e 200 sono parecchi uh, la cosa che mi, mi stupisce è che questa crema ha solo sei mesi di PAU vedete c'è solo sei mesi, non so se focalizza quindi uh, sei mesi dall'apertura, uh, in teoria dovrei usarla tutta e non aprire l'altra. Perché se poi io torno a casa al mare, non so se andrò più uh, se non un giorno o due. Così con mio marito di sfuggita, uh, non vale la pena aprirla. Uh, il pack è così, è sigillata perché. Guardate, c'è ancora il Sicilio, qui. Uh, non so che odore ha, uh. vi dirò poi quando farò una recensione. Mi piace che la scatola ha tutto scritto dietro, dentro. Non so se c'è scritto in italiano, ma ho trovato la Bugiardino, come dai farmaci, uh, le istruzioni. Vabbè. È raro che vedo un prodotto del genere dove c'è scritto uh, in varie lingue e un foglio così tipo bugiardino uh, c'è scritto che una crema solare corpo spf 50 ad alta protezione uh, dice che questo latte per il corpo è un trattamento ad alta protezione solare la sua consistenza cremosa che profuma di sole penetra rapidamente nella pelle senza lasciare tracce bianche non unge e lascia la pelle morbida e leggera infatti odio la crema che lascia la pelle bianca e quando vai poi in acqua ti bagni rimangono quelle strisce no uh, poi si dice come si usa uh, vabbè le solite uh, istruzioni di darsi la crema spesso uh, è normale vedere una crema così um, di questo calibro che arriva con e vi dico la verità non mi è costata neanche tanto perché è ridotta l'ho pagata 10 euro ora vi dico perché c'ho um, e ne ho prese ragazze due infatti qua c'è bello che c'è scritto illuminate your skin vedete quindi magari uh, da anche quella luminosità la pelle bu costava uh, oh, non c'è scritto caspita comunque vi dico io uh, costava intorno ai 10 um, a, è costata l'una 10 euro qualcosa uh, però costava di più Qui sì. Una ventina di euro, credo. Perché era ridotta al 50%, uh, ci vuole a volte anche 100. E ne ho prese due confezioni, voilà. Poi uh, non è che mi mancasse. Um, i beauty case perché ne ho tanti ma questo mi è sembrato molto carino uh, e anche adesso era scontato non l'ho pagato neanche 10 euro e vi dico che per quelle, quei viaggi piccoli brevi che fai tipo di un weekend uh, ma anche quando tipo uh, a volte uh, vado tipo da mio fratello in Spagna um, o da Uh, dalla mamma a casa e non posso portare troppe cose con l'aereo questo è una cosa uh, ottima perché volendo lo puoi portare anche come bagaglio a mano piccolino se non hai uh, oppure lo metti in una valigia a stiva e mi sono preso questo beauty case che secondo me si lava pure di questo color carne, ha due scomparti, c'è uno un po' più piccolo sopra che è più piatto, vedete? Fatto così. Uh, c'è ancora l'etichetta, pensate un po', uh, comunque è fatto da Douglas e poi uno un po' più uh, approfondito di sotto, vedete? Comunque è simpatico, vi dico l'ho pagato 8 qualcosa, non sono arrivata a 10 euro, uh, vi dico uh, perché l'ho preso, perché mi è sembrato molto, a parte simpatico, pratico, ma che costasse poco perché queste a volte costano un botto, e, um, mi sarà utile di sicuro. Poi uh, ho ricevuto perché pote, potevi scegliere, ma non più di. Mica la naso! Non più di due. Strano che anche qui. Uh, anche Douglas mi ha stupito. Mi aspettavo dalla Sephora, perché Sephora fa queste cose, uh, da darti solo due campioncini. Però ragazzi, ho speso 70 euro e due campioncini. <ride> Non mi aspettavo che mi mettessero il mondo, ma raga, mi mandi questa anima di scatola ora! Non per fare pubblicità brutta alla Douglas, perché per carità di Dio non c'ho nulla neanche con loro. Uh, hai sprecato un sacco di, di cartone, potevi mettermi tre campioni in più, e, giusto da poter provare perché. Io ho scelto in quello che c'era, ho scelto questo Eudettoilai della Givenchy che si chiama irresistible, non so come profuma se mai ecco questo è il profumo. Probabilmente sia un profumo nuovo. Ah, dice Floral Musk rose effervescente vediamo un po' mm. alcolico molto alcolico Io non amo tanto i profumi originali, non è che non li amo, li amo, ma d'estate le uso poco. Uso in genere le acque profumate per il corpo, ma mm, vediamo un po' quando uh, andrà più via. E poi ho scelto un fondotinta perché volevo provarlo e meno male che c'era tra i campioni che potevi scegliere. Questo uh, è il fondotinta di. Si Shade Syncro Skin Radiant Lifting uh, Questo è il colore Silk che setambox sarà una media Non so uh, se riuscirò a provarlo sulla mano Perché quanto ha Non ha un cavolo Non c'è scritto Però comunque <ride> non c'è neanche un grammo cioè, non, mi, non mi basta neanche sulla punta del naso mm, questo profumo è interessante ma non è che mi sbattacchia troppo vabbè lasciamo stare eh, i omaggi di Douglas poi ragazzi c'erano i pennelli in, um, in offerta um, io non lo so perché certe volte sono così sciocca da prendere questi pennelli perché ne ho una marea ma ecco ho voluto provare anche uh, i pennelli di Douglas ho preso il numero 11 il soft buffer foundation brush è un, un pennello per il fondotinta uh, dove è fatto? è fatto in Germania uh, qua c'è scritto pennello morbido buffer uh, sì qui viene in custodia così che uh, okay, buonanotte ho rotto pure la cenere della custodia sono una, pe una peste questo che è starnutito se l'avete sentito sul fondale mio marito vabbè tanto non mi importa tanto non tengo mai questa roba qui uh, le caccio sempre via a me interessava il pennello come se riesco a sganciarlo Oddio, era incolato addirittura, ecco che odio sta roba, perché? Perché danneggia il packaging, come la odio anche sui prodotti. Ecco, mi è rimasta appiccicata qui, che... però vabbè, era messo lì, ecco, con un po' d'alcol. Riusciremo a togliere anche questa roba, credo che questo me lo porto con me. Uh, sì, balo morbido. Sì, lo sciacquerò e me lo porto con me. Carino, carino. Non so dirvi quanto è venuto. È venuto poco perché so che sui pennelli ho speso su una decina di euro, non di più. E eh, caspita, guarda come è venuto un pacciugo Oddio, questa roba qui. Vabbè, e poi ne ho preso un altro che in teoria sarebbero due pennelli in uno. Uh, il numero 27 presumo che avendo i numeri, credo che sono in una collezione, non so, questo qua è il pennello doppio per il contouring, e quindi un pennello fatto così: tic tic, con due. per quello che dico che sono due pennelli. Eh, speriamo di non rovinare neanche l'altro. Uh, anche questo è incolato eh? ti pareva sì pure questo è incolato guardate un po' c'è roba da chiodi che io odio a stafare voilà eh, cola 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 e questo in teoria sapete perché li ho presi essendo un po' più piccoli per il viaggio, ma poi il prezzo, uh, bello il manico: c'è scritto 27 dual contouring. Eh, non lo so se riuscite a vedere, è piccolino, piccolino. Ok, parte piatta. Uh, vedete com'è? Bello, mai uh, avuto un pannello così credo che per sfumare questo è ottimo e poi parte uh, stile uh, vedete tagliato così perfetto a me piace questo non è male vediamo se su quell'altro c'è scritto si sì, c'è scritto su questo Douglas si sì, c'è anche qui il logo e anche su questo c'è scritto Douglas e poi ovviamente uh, 11 soft buffer foundation Ecco, ho preso questi due, ah, che non farsi Cristina un sizio, diventa forte questo profumo, non lo metterei d'estate io. Ultimo prodotto, e poi ho finito, che in teoria non è un prodotto, sono più prodotti in uno, non un, 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 un buttiamo via questo perché ormai ci ha fatto vedere che abbiamo preso la scatola non lo su so, ragazze ma non la butto via classica carta nera che è buona perché scusate il rumore che si può usare sì uh, non la butto perché è una bella scatola grossa che potrebbe essermi utile a qualcosa e credo che la farò per mettere i miei prodotti finiti del mese perché ora sto utilizzando due scatole e questa potrebbe essere anche una cuccia per <ride> un gattino voilà che cosa ho preso uh, io una volta se non lo sapete uh, troverete da qualche parte sul mio canale il um, il video con un unboxing o oh, dove vi parlo di una palette della de Balm, bah, forte sto profumo, non so, ma non, non, non mi incanta così tanto, um, e vi ho dato che mi aspettavo della The de Balm mm, palette di più perché io conosco molto bene il brand, non l'avevo provato. Uh, averlo in casa, cioè, avevo comprato solo una palette, però uh, l'avevo provato in varie volte con degli altri make up artist. Vabbè. Uh, so uh, e non sono mai riuscita a prendermi perché mi sembrava un po' tanto che costasse. E poi uh, The Balm, tranne online, mm, profumerie da me solo la Gardenia, in città mia non c'era. E uh, delle altre parti che erano un po' uh, introvabili i prodotti della The Balm, ora Douglas uh, vedo che ce l'ha. E uh, ho preso questo travel size classic. <ride> che cos'è? È un um, kit uh, della The Balm per uh, il viso. Contiene quattro prodotti uh, non costa poco cioè poco Dove mi è sembrato tanto per quanto uh, andasse a pagare uh, ogni prodotto ovvio sono formato travel piccoli però vi dico una cosa uh, visto che uh, chi è partito di uh, make up come me e fa um, Uh, collezionismo, ecco, stavo guardando dove sono fabbricati i prodotti. Poi vi faccio vedere, um, non ha senso prendere uh, formati grandi di prodotti. Um, io sono un tipo da provare parecchi brand. Ultimamente mi sono dato un taglio perché ne ho tante cose in casa che vorrei finirle ma anche uh, alcune cose ogni anno le butto via perché scadono. Uh, ho detto e ben, benvenga per le case madri di eh, produ, produ, produttrici, scusate, di uh, cosmesi, ma in genere anche di uh, prodotti, make-up. Che, cre che virgola creano uh, prodotti travel perché così hai l'occasione da provare, da portare in vacanza meno, meno pack, cioè non formati grossi e finirli in fretta. Perché, ragà, una palette con delle cialdone, se vi faccio vedere, le palette di Neve Cosmetics sono enormi. Cioè, quando mai finisci una palette? <ride> Ecco in Faberlic, a proposito di Faberlic, sono riuscita a finire una palette di contouring, che è già tanto. Sto usando questo profumo, mm, è fortissimo. E io ho preso questo, che era da tanto che volevo provare, praticamente tre prodotti. Questi qui, questo non è che mi incanta tanto, però, visto che c'era. Uh, va bene arriva in questo pochette sempre con questo coso lampo che eh, spero di non rovinare come ho fatto di là e c'è la Bahama Mama che è il bronzer e vedo che è fabbricato in Polonia perché c'è scritto qui ecco, dietro poi arriva il Mary Luminizer eh, che è il illuminante questo stranamente è fatto in America, in USA. Poi il blush, quello famoso, il Hot Mama, che è fabbricato pure lui in Polonia e in Italia. Stranamente abbiamo il mascara che si chiama il Mad Lash. Tutto quanto dall'apertura durerebbe sei mesi. Oddio! Non è che succede una disgrazia se uno ce la, non la finisce in sei mesi. Uh, sul mascara sapete che si seca, mascara durano e questo è un travel di mascara eh, quindi me ma lo prendo con me e lo metterò già in, uh, in funzione perché vorrei provarlo. Non ho mai provato un mascara di The Balm, eccolo qui: fatto così, l'ho già aperto perché uh, volevo vedere. È un uh, mascara volumizzante, formato travel. Uh, di prodotto ne ha 4,5 millilitri, ma è proprio giusto. Uh, questo genere di scovolino, l'ho già visto uh, dalla, qui, uh, dalla roller lash del, um, del Benefit, e se non ricordo male. Ho avuto uno anche uh, da Dior o da Lancome, qualcosa del genere. Comunque, lasciamo uh, via questo. Arriva questa specie di cartolina dove dietro ci sono i prodotti e vediamo il Bahama mama che è il bronzer. Per me uh, funziona benissimo perché l'ho avuto, ho avuto l'occasione di provarlo. Questo infatti c'ha 12 mesi di pau. Credo che 6 mesi si riferiva al uh, mascara. Uh, è piccolino, sono 3 grammi, però giusto da poter portarlo in uh, vacanze, in ferie. Bellissimo questo. Uh, io me la ricordo addirittura anche lo specchietto e vi dico che anche se finirò questa cialda mi terò il pack perché giusto per collezionismo è un um, diciamo uh, un colore medio eccolo qui che uh, con una pelle abbronzata ma è famoso il uh, Bahama Mama è famosissimo uh, Finalmente ce l'ho anche io in formato travel, io vi dico, l'ho avuto l'occasione anche dalle altre colleghe da provarlo, però non, non ho mai avuto, eh, non che soldi, il coraggio di acquistare, perché poi se mi butto su un brand che mi piace tantissimo, poi mi fisso tanto. E questo è il Hot Mama, che è anche lui 12 mesi. Di Pau bellissimo il pack mm. The Balma ha sempre un pack un po' particolare ed è un anche lui ce l'ha lo specchietto, ed è un colore e c'è scritto Hot Mama uh, un colore classico che sta bene su tutti gli incarnati è un rosa ok. Anche lui, uh, straconosciutissimo. Specialmente prodotti molto cacchierati su YouTube. E poi l'ultimo che è questo, ragazze. Chi non ce l'aveva il Mary non Monizer? Ce... Sapete come è? è la cosa? Se non ce l'hai, non, non sei nessuno. Eccolo qui. <ride> sì, sembro una bambina con quei giocattoli, però uh, sono prodotti famosi che io li ho già visti, li ho già provati e uh, le volevo prima o poi ho detto cavoli, almeno le prendo in formato travel. E sono anche molto carini. La cialda sballa un po', però guardate che bel specchio ne ha cioè, per dirvi eccolo qui mi ero già messo il dito uh, e ora vi faccio vedere il... Bah, 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 bah. il Meryluminizer. Ah, dai, luce pura. Mm, per alcuni questo uh, illuminante potrebbe essere già scaduto, già... vabbè. Dite come volete, però sono tre prodotti uno più bello dell'altro e tre prodotti con quale voi potete fare tranquillamente il vostro contouring il vostro contouring il vostro tutto cioè illuminarvi le gotte e fare tutto e visto che ho preso anche questi bei popoli penali li metteremo poi all'opera va bene bellezze uh, io cosa vi devo dire vi saluto e al canale chi è di passaggio e si vuole iscrivere per vedere altre uh, scicherie qui fallo uh, grazie se mi dai anche un like così facciamo conoscere e crescere il mio canale ovviamente sapete che mh, sul canale mio c'è sempre un po di tutto uh, nell'info box troverete il sito e um, link verso il sito F F Faberlic se volete fare shopping, se volete acquistare, che vi porterà ovviamente a sponsor che sono io. Um, poi troverete i link verso i miei social, seguitemi anche su Instagram, posto sempre su Facebook, sono quasi tutti i giorni presente. E che vi devo dire? Buona visione quando uh, ver verrete a guardare il mio video. Un bacione grosso, coniciino, ci vediamo alla prossima!